Uno dei simboli della Francia e della cristianità nel mondo è andato distrutto. Parte della cattedrale di Notre-Dame de Paris è crollata a causa di uno spaventoso incendio scoppiato ieri sera poco dopo le 18. Parigi è subito piombata nel panico immaginando un ennesimo attentato, ma a quanto pare l'incendio non è di natura dolosa, ma è stato dovuto ad un cortocircuito. Le fiamme altissime hanno distrutto subito il tetto in legno e la guglia, crollata in diretta TV mondiale nei TG delle 20. I pompieri hanno lavorato ore con l'aiuto di elicotteri e Canadair, tanti i turisti impauriti, fuggiti per le strade di Parigi dalla cattedrale poco prima della messa delle 18, tra questi anche una giornalista napoletana che ci racconta in diretta gli attimi di panico vissuti. Siamo arrivati a Notre Dame alle 17:30 circa. Dovevamo andare a visitare le torri, ma erano chiuse. Alle 16:30 erano state chiuse per motivi tecnici e quindi siamo andati nella chiesa. E alle 6 è iniziata la messa e ci siamo seduti. Dopo circa 10 minuti dall'inizio della messa è cominciata una voce in francese, diceva che c'era un allarme. E sembrava che era un allarme antincendio, poi hanno fatto la sirena dell'antincendio e ci hanno cominciato a far uscire, soltanto che c'era troppa gente che si ammassava. Qui ci abbiamo messo tipo una 10-15 minuti per uscire dalla navata e dalla chiesa, quindi dopo 15 minuti eravamo tutti quanti usciti dalla chiesa, soltanto che ci abbiamo messo circa tipo 2 ore per allontanarci da Notre Dame. Perché erano tutti i vicoli erano affollati, erano ammassati, poi sono venuti i pompieri, la polizia nazionale. Nel frattempo l'incendio è divampato, le fiamme sono diventate sempre più alte e da cielo cadeva tutta la fuligia e la cera ci è arrivata tutta addosso, anche se eravamo abbastanza distanti, ci siamo allontanati dopo una 35 minuti, siamo riusciti ad allontanarci di poco e dopo 2 ore siamo allontanati proprio vicino alla prima fermata della metro disponibile. E all'inizio io non pensavo fosse un incendio, in realtà pensavo che fosse un attentato perché non si capiva niente.